Ci troviamo alla Cortese a Serramenti perché è una giornata, più che altro una nuova idea, quella di realizzare all'interno dell'azienda uno showroom. Come mai appunto l'idea di ampliare, quindi creare anche una zona espositiva e soprattutto le novità che state andando a realizzare in questi giorni? Allora, innanzitutto diciamo che la Cortese Serramenti si è formata in questi anni grazie alla sua professionalità e all'alta ricerca di qualità dei suoi prodotti. Quindi è formata da un team di giovani proprio perché cerchiamo di soddisfare le richieste dei nostri clienti. Soffermiamoci sui nostri prodotti, prodotti di qualità certificati a livello europeo con trasmittanze termiche superiori alla norma. Inoltre diciamo che la Cortese Serramenti è di poche parole ma a dimostrazione tanti fatti, quindi invitiamo tutti i clienti e non a venirci a trovare al nostro showroom sito a Stignano Mare per scoprire le nuove novità del 2016 per quanto riguarda il serramento, soprattutto il serramento in PVC, e inoltre diciamo che siamo sempre aggiornati su questi prodotti, infatti siamo presenti alla Fiera Internazionale del Serramento che si tiene in Germania a Norimberg dal 16 al 19 marzo. Antonio Cortese, l'idea di questo showroom espositivo, soprattutto dei nuovi prodotti, come diceva Maria Cortese, ci sono prodotti innovativi in PVC, quindi una nuova frontiera. Sì, abbiamo realizzato questo nuovo showroom perché abbiamo capito che il cliente vuole toccare con mano i prodotti che va a comprare e allora abbiamo allargato e siamo riusciti a creare un 150 metri quadrati di sala espositiva, oltre alla nuova struttura che abbiamo realizzato un anno fa e siamo riusciti a coprire un 3.000 metri quadrati di produzione aziendale. Senti, il PVC è la nuova frontiera perché? Guarda, il PVC in questo momento è l'unico sistema abbattente che soddisfa in pieno tutti i requisiti che per quanto riguarda le trasmittenze termiche ed è un prodotto che ormai ha superato anche l'alluminio e quindi già un anno fa noi avevamo intenzione di creare questo impianto, ci siamo riusciti e adesso stiamo raccogliendo i nostri frutti, diciamo. Scusa, parlavamo innanzitutto di estensione nazionale la vostra, perché ricordiamo, nascete qua a Stignano, però conosciuti e lavorate anche a livello nazionale, una fiera espositiva anche internazionale in Germania, come mai questa partecipazione? Allora, siamo invitati in Germania perché il profilo in PVC è il sistema Aluplast. L'Aluplast è un'azienda che produce sistemi in PVC ed è un prodotto tedesco, quindi siamo invitati giustamente in Germania. Daniele Notrangelo, rappresentante dell'azienda Cortese, come dicevo prima con il titolare, ormai si è espansa in tutta Italia. Lei rappresenta l'azienda Cortese al nord. Questo nuovo prodotto, questo nuovo... non marchio, perché è un marchio ormai conosciuto, come sta andando? Sta andando bene, ci sta dando dei buoni risultati, quindi speriamo bene. Ecco. Tobia Careri, responsabile tecnico dell'azienda Cortese. Questi tipi di materiale, in modo particolare queste novità del PVC, è di facile lavorazione, assemblaggio, è pratico? Sì, l'abbiamo trovato facile da assemblare ed è un materiale abbastanza buono, anzi all'inizio eravamo un po'... visto che era PVC, la plastica, non eravamo tanto, invece lavorando stiamo facendo esperienze, vediamo che è un buon prodotto, molto buono e molto facile pure da lavorare per noi. Fatto da potenziale utente, parlo anche da donna, quindi che lava gli infissi e tutto, cioè la manutenzione rispetto a chi è abituato all'alluminio? Allora, la manutenzione rispetto a chi è abituato all'alluminio è molto più facile, poi non hai più gli spigoli, perché l'alluminio era tutto pieno di spigoli, uno dove rischiava di farsi male, uno quando puliva, invece con i PVC questi problemi qua li abbiamo pure risolti. Poi con un po' d'acqua, senza mettere nessun prodotto, nessuna cosa, con un po' d'alcol si pulisce facilmente. Economico, economico e qualitativo, diciamo, specialmente per quanto riguarda il sistema del PVC, le aperture in PVC, fatti diciamo specialmente per i nostri climi meridionali molto caldi, con materiale diciamo mescola S, adatti proprio dove fa molto caldo.
e nello stesso tempo anche per i climi invernali, che mantengono rispetto all'alluminio molto di più, sia trattengono il freddo fuori e allo stesso tempo anche, diciamo, le condense e quant'altro.